solo vedere i presenti, se ci sono assenti. Allora, ringrazio Anna, presente. Scusate. Apriamo il consiglio del 2 aprile 2016. Ecco la chiama. Dunque, ringrazio Anna, presente. Filippi Bruna, presente. Castelli Gianni, presente. Bobba Roberto, presente. Grigolo Emiliano, non ha detto nulla. Autino Livio, presente. Corniati Giovanni, assente. Cena Giovanni, presente. Bertotto Stefano, presente. Germano Livio, presente. No, è assente. Assente. Beltrame Donatella, presente. Civati Fernanda, presente. Saggio Claudia, presente. Quindi sono solo tre gli assenti: Grigolo Emiliano, Corniati Giovanni e Germano Livio. Sì. E possiamo iniziare. Bene. Allora, il consiglio. Sì. Primo punto, approvazione verbali della seduta precedente. Ci sono delle osservazioni? No, quindi chi è favorevole? Un'unanimità. No, non c'era, un astenuto. Numero. Civati. Astenuto, Civati. Allora, il consiglio di oggi è un consiglio che ha molti punti all'ordine del giorno, tutti punti legati all'approvazione del bilancio. Ognuno delle proposte sono legate appunto all'approvazione del bilancio stesso. Io prima di iniziare volevo solo fare una piccola premessa. Quest'anno il bilancio ha un aspetto un po' diverso rispetto a quello precedente, è entrato in vigore questa nuova, questo nuovo sistema di contabilità comunale. Dal punto di vista nostro politico, chiaramente l'intento dell'amministrazione è quella di mantenere, diciamo, l'impostazione che si è mantenuta finora nei precedenti anni, con un particolare riguardo al mantenimento delle tasse senza aumenti. Addirittura per quanto riguarda la Tari si è riusciti, poi ci entreremo dentro, ad avere una piccola diminuzione, così come si era accennato precedentemente quando abbiamo aderito a questa sperimentazione della tariffa puntuale. Quando ci sarà il punto vero, poi passerò la parola a chi ha seguito più da vicino questo settore. Quest'anno abbiamo deciso di non applicare la tariffa puntuale vera e propria, ma di praticare, secondo gli studi che ha fatto i servizi locali, che è quello che ci fa il servizio dei tributi, di applicare praticamente una percentuale di risparmio, diciamo, spalmato su tutti i cittadini e sulle utenze anche non domestiche. Questo perché? Perché nel momento in cui non abbiamo avuto il piano finanziario con la tariffa puntuale, c'erano delle attività, soprattutto nella parte non domestica, che avrebbero avuto degli aumenti esorbitanti, e abbiamo ritenuto che non fosse il caso di incidere in modo così significativo su alcune utenze, soprattutto produttive. E abbiamo quindi provato a fare degli studi, delle simulazioni, e siamo riusciti invece a diminuire, diciamo, questa percentuale di aumento spalmando un po' su tutti, sulla cittadinanza intera,
diciamo, i piccoli vantaggi, le piccole percentuali di diminuzione. Comunque il risultato c'è, una diminuzione minima. Chiaramente l'anno prossimo saremo in grado di eventualmente applicare poi la tariffa puntuale proprio secondo quello che chi ha studiato proprio l'attuazione ha provato a vedere. Cioè secondo l'amministrazione siamo stati molto in dubbio se applicare la tariffa puntuale oppure no, abbiamo pensato che per quest'anno forse uno spalmare un po' su tutti una diminuzione in percentuale anche minima forse era la cosa più significativa quest'anno. Intanto possiamo dire che questa scelta dell'amministrazione, che ha dato un po', come dire, dei problemi iniziali, sta dando dei buoni risultati a livello percentuale, quindi sicuramente saremo in grado negli anni prossimi di applicare la tariffa e quindi avere dei risultati migliori. Non so se qualcun altro vuole... lo possiamo pure fare nei punti. Specifici quando li tratteremo. Ok, allora la proposta numero 2 ha come oggetto verifica qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie. Anche questo è un passaggio dovuto? Sì, di solito non abbiamo mai aree, sono le vecchie leggi, la 167, la 865 e la 457 sull'edilizia economica popolare, aree industriali, quando si concedono le superfici, quindi di solito non ci sono. Poi nel caso in cui dovesse rendersi necessario si può sempre fare comunque la delibera in corso d'anno, però siccome la legge che dice che bisogna farlo insieme al bilancio è un atto dovuto. Certo. E noi quindi proponiamo di dare atto ai sensi dell'articolo che è stato citato dal segretario, e il nostro noi abbiamo praticamente con la deliberazione del 2006 è stato approvato un piano, un PEP. Ah. E quindi che sono questi mappali, sui mappali rispettivamente di proprietà dei signori Pieraldo Pasteris e Corrado Pasteris e del comune di Cigliano per metà con la signora Oppiate Maria. Quindi questa è, ecco, una disponibilità. Sì. In più il comune ha acquisito la proprietà dell'immobile da ristrutturare, che è l'immobile delle case, dei 16 alloggi delle case popolari, che attualmente è in proprietà al comune ma che doveva essere destinato all'edilizia, alla costruzione di questi 16 alloggi. Questo progetto è venuto meno perché i finanziamenti regionali non sono arrivati. Quindi per il momento è una proprietà del comune e siamo lì nel pensare di trovare una soluzione per non... Posso vedere il deliberato? Ci sono delle considerazioni da fare? Sì, perfetto, sono solo queste due passate. Allora, se ci sono delle considerazioni... Ci sono degli interventi? No, allora lo mettiamo al voto. Chi è favorevole? Unanimità. Unanimità. C'è l'immediata esecutività. Ecco, doppia votazione. Sì. Ok. Ok. Possiamo passare. La proposta 3 ha come oggetto servizi pubblici a domanda individuale, tassi percentuali di copertura del costo di gestione per l'esercizio 2016. I servizi pubblici a domanda individuale sono quelli che gestisce direttamente il comune, per noi sono i servizi funebri, la pesa pubblica, la mensa scolastica, il doposcuola, i soggiorni stagionali in stabilimenti termali oppure gli anziani al mare. Ecco, chiaramente proponiamo al Consiglio di dare atto che questi sono i servizi pubblici. La legge prevede una copertura minima dei servizi a domanda, che è del... Se ricordo bene, il 36%. 36%. La nostra situazione è che noi abbiamo una copertura del 64,16% ed esattamente per entrare un po' nei numeri, i soggiorni termali e marini
hanno una copertura, no, nel totale è questa. Comunque praticamente abbiamo la spesa di 39.000 euro e la copertura di 32.000 euro. Sì. Le mense scolastiche 181.000 euro i costi a fronte di 116.000 le entrate. Peso pubblico 3.300, le entrate 3.000. I trasporti funebri abbiamo un'entrata di 3.200 senza avere spese. E il servizio di post scuola ha un costo di 24.000 e un'entrata di 5.000, ma nel totale la copertura è del 64,16%. Perché la legge prevede la copertura a livello globale. Esatto, quindi noi siamo ampiamente, direi, nel range. Nel range previsto dalla legge. Ecco, quindi la proposta è di mantenere, diciamo, la situazione attuale. Chi è favorevole? Scusate. Chiaramente la legge chiede che il tasso di copertura globale sia entro i parametri che lei fissa. Minimo. E così è da quello che è il prospetto che stiamo presentando all'approvazione. Resta però evidente che ci sono due voci che sono mensa scolastica e servizio pre-post-scuola che singolarmente sono un pochettino più lontani dal valore medio, sono quelli che la abbassano, no? Ma rispondono a delle scelte che abbiamo fatto come amministrazione, ovvero di andare a premiare quelle che sono le attività legate all'educazione, qualcosa in cui noi abbiamo sempre fortemente creduto, no? Specialmente il dopo scuola, che è stato di recente istituito, è quello che ha il tasso di copertura, se vogliamo, più basso, ma è una volontà precisa proprio per poter dare questo servizio in più alle famiglie. Sul discorso della mensa scolastica invece il tasso di copertura di nuovo non è ai massimi, però aveva già anni passati diviso quella che è la responsabilità del Comune di Cigliano verso i propri residenti da quelli che non sono i residenti, perché inizialmente le riduzioni per il servizio mensa erano date sistematicamente a tutti coloro che frequentavano la scuola. Poi per competenza ci pareva più giusto che i soldi dei ciglianesi andassero a beneficio dei ciglianesi, non escludendo ovviamente la possibilità per i sindaci dei comuni i cui allievi frequentano il nostro di proporre misure simili. Quindi rimane il buono ridotto per i ciglianesi e la differenza è sposata dal Comune Cigliano, sfruttando questo tasso di copertura. Per i non residenti la palla passa ai sindaci dei loro comuni. Ok? Sì, perfetto. Ok. Per i non residenti, i sindaci del comune vicino hanno risposto o non si sa? Deve essere una scelta che fanno loro. Anche perché vorrei precisare, c'è stato ultimamente un paio di famiglie che non residenti che hanno mandato mail, no, proprio in base a questi aumenti, no, che ci sono stati. Bisogna fare, secondo me, un discorso. Le medie di Cigliano hanno un bacino d'utenza che arriva qua, e quindi è una scelta, come dire, obbligata il venire qua. E quindi secondo il mio parere effettivamente dovrebbe esserci da parte dei sindaci dei paesi di residenza una contribuzione, no? Poi da un po' di anni c'è la scelta di famiglie che non sono di Boncrivello e di Villareggia ma di Borgomasino che vengono a Cigliano, e quello è chiaro che non possono chiedere ai sindaci, perché è una scelta assolutamente loro, familiare, e quindi in quel senso è una scelta loro, con tutto quello che comporta questa scelta. Non mi sembra che noi dobbiamo, rispetto a queste famiglie, applicare delle riduzioni o dei... Bene. Se non ci sono altre... Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Doppia votazione, anche qua. Ok.
Allora, la proposta numero 4 ha come oggetto gettone di presenza i consiglieri comunali per l'esercizio 2016. E, praticamente si propone al Consiglio di non modificare sostanzialmente nulla rispetto al passato. Già la legge ha abbassato e prevede di abbassarle ancora. Il gettone di presenza per i consiglieri è di 16,27 a consiglio, commissione, quindi non, insomma, non è che ci permette di fare molte, di avere autonomia in questo, quindi la proposta è questa. Sì, siamo vincolati alla scelta del legislatore. Sì, quindi non possiamo fare altro che approvarlo. Che approvarlo. Proviamo. Anche qui doppia votazione. Sì. Ma che non hanno c'è? Io sto già, no, io lavoro tutta la settimana in Giappone, anche in Giappone. Ma la fanno. Allora, aspettiamo Castelli. Aspettiamo. Perciò vuol dire che mi conservi. Un attimo, ha detto delle esigenze. È partito Gianni senza dire niente. Io lo capisco, ogni tanto pure io. So fatto veloce, sì, ma non è che rimane il freddo dentro solo. Ma non si può accendere Gianni. Accendere. Ma va accendendo alle 8, alle 9 non è che. Comincio pure a illustrare. Sì. Ok, allora. La proposta numero 5 ha come oggetto il programma per l'anno 2016 degli interventi in applicazione alla legge regionale numero 15 dell'89. Questa legge prevede l'individuazione degli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose e quindi l'utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per interventi relativi ad edifici di culto. La legge stabilisce anche che nella data del 31 ottobre 2015 non è arrivata da parte dei legali rappresentanti delle confessioni religiose nessuna richiesta di interventi, di contributo sugli edifici di culto. Esatto, per cui ovviamente la proposta al Consiglio è quella di, dato preso atto della richiesta che non è arrivata, di dare praticamente al momento non sussistono i presupposti per l'oggetto e quindi si demanda eventualmente ad un separato provvedimento la definizione se ci fossero delle esigenze successivamente, qualora fosse necessario. Se ci sono delle proposte di intervento, delle richieste di intervento. Quindi questo è proprio soltanto un passaggio anche qui. Quindi non accantonate, vero Ale? No. Ok. Direi che questo... Sì, è conforme alla legge. Ecco, non è che abbiamo tanto da discutere su questo. Quindi lo metterei ai voti a questo punto. Sì. Sicuramente. E anche qui immediata esecuzione. Allora, proposta 6 è l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. Anche qui noi siamo stati chiamati come giunta ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, e, spalmato sui tre anni 2016, 2017, 2018. In sostanza noi abbiamo
messo nel piano finanziario il primo anno nessuna cifra, il secondo anno 400.000 euro e 500.000 euro il terzo anno. Sì, perché il programma si fa per interventi superiori a 100.000 euro. Esatto. Primo anno quindi nulla, secondo anno abbiamo messo stanziato questa cifra che per la ristrutturazione e la messa a norma dell'edificio comunale, quindi sarà per il 2017 e per il 2018, scusate, devo andare a cercare. Dunque l'intervento, no. Qual era il terzo anno? No. No. Allora, qual era il terzo anno? Allora, l'intervento dell'edificio municipale era 200.000 euro diviso in due lotti. In due lotti, esatto. Ok. Il primo di 400.000 euro e l'altro di 500. Con alienazione, e 500.000 idem come. Ah, ecco, quindi. Sono i due lotti, infatti è la stessa riga, vedi? Sì, sì, sì. Sì, sono un primo lotto nel 2017 e un secondo lotto nel 2018. E queste sono le alienazioni che abbiamo pensato per finanziare. Le fonti di finanziamento, esatto. Quindi abbiamo pensato di. Vendere via San Francesco. Vendere l'immobile di via San Francesco, che per il momento è lì che non fa nulla e non abbiamo la possibilità di ristrutturarlo, e anche Palazzo Carpenedo a questo punto, ahimè. Nel 2018, sì. È una speranza. È una speranza. Ok, vogliamo intervenire su questo? Nessun intervento. Nessun intervento? C'è chi? Ne abbiamo già parlato. Se ne è già parlato, ovviamente. Diciamo sempre le stesse cose. Beh, ma gira e rigira. Queste sono le cose. Poi ne c'è una salata. Qui, anche qui credo che si debba mettere ai voti, questo è frutto di discussioni precedenti. Immagino. Anche qui doppia votazione. Sì. Ok, allora la proposta numero 7 ha come oggetto l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ovvero degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissioni. Ecco che qua c'è l'elenco praticamente riepilogativo dei beni immobili che ricadono sul territorio di competenza del Comune. La maggior parte sono terreni di destinazione agricola e il fabbricato, che è quello di via San Francesco, è il garage, esatto, di proprietà del comune, che avremo intenzione con. Attualmente questi garage sono occupati dal materiale della Proloco, e abbiamo trovato una sola. Sì, in dotazione alla Proloco. In pratica abbiamo proposto alla Proloco uno spostamento vicino al magazzino comunale, che è anche insomma più razionale perché si trova tutto nello stesso posto. In questo modo si libererebbero questi garage, che sono garage che possono essere appetibili, diciamo, sia per la posizione sia per la dimensione. E quindi questi terreni e questi garage non sono ovviamente immobili che servono per le funzioni del comune, abbiamo pensato di metterli in vendita, e qui c'è tutto
l'elenco dei terreni e degli immobili in questo senso. Di questo spostamento ne avete parlato con la Proloco che ha l'attrezzatura? Sì, sì. No, perché io sono andato a caricare parecchie volte e lì era abbastanza scomodo caricare, quindi se sono d'accordo loro. Però. Sono d'accordo, è certamente più razionale perché tutto quello che serve è in un unico sito, diciamo. Le azioni di razionalizzazione. Le azioni di razionalizzazione, ovvero sposta il materiale in una nuova sede, migliora la sede con ampliamento dell'area affitta, quelle sono già tutte operative. Qua si sta parlando della conseguenza di queste azioni, la possibilità di alienare i garage che non sono più funzionali a tutto, sono invece funzionali agli obiettivi di bilancio che sono quelli del poter incamerare risorse per poter investire sul territorio per il miglioramento della strada e tutto. Opere pubbliche, investimenti. Volevo solo aggiungere che nel discorso di razionalizzazione abbiamo proprio dato l'input agli uffici, appena il bilancio è approvato, di procedere a contattare il proprietario dell'immobile, che è poi un capannone, per dar subito atto al contratto, perché sarebbe bene nell'occasione della festa della carta, dove lì c'è tanto materiale che uscirà, non più rimetterlo lì, ma dal momento che esce va direttamente nell'altro magazzino, così evitiamo degli spostamenti inutili, e mentre tolgono quello resta tutto ciò che va poi negli ingombranti, dopodiché con le pratiche necessarie si faranno i cartelli, vendersi eccetera eccetera. Ecco, io qui segretario la sua chiedere una cosa, non ho chiaro una cosa, mi pare, così mi è stato detto dall'ufficio tecnico, che noi prima di vendere i garage devono essere messe a norma, perché è un bene comunale. Ecco, io credo che, non so, verifichi questo, perché altrimenti sono dei costi aggiuntivi che noi andiamo a sostenere, che non credo. Io posso vendere una cosa, chi l'acquista ha un valore, perché si farà una perizia asseverata e dopo saranno loro a metterselo a posto. Però, ecco, verifichiamo solo questo. Io che ci andavo sovente a caricare la roba, sono abbastanza permessi. Una volta pioveva dentro, ma poi sono stati fatti i lavori. A livello elettrico? Ah, a livello elettrico quello non lo so. Però le porte hanno la chiusura, si chiudono a chiave, funzionano e tutto qua. A livello elettrico non lo so, perché no. Sono sempre andato di giorno. Quindi... Non solo, uno è addirittura da pavimentare, c'è solo la terra. Quindi se a norma, se noi dobbiamo metterci a fare quel lavoro lì... Probabilmente solo a livello elettrico. Ma io penso che chi se lo compra se lo fa. Io penso, certo. Verifichiamo solo, così non perdiamo tempo. Verifichiamo. Ok. Grazie. Niente. Bene. Ci sono interventi? Mettiamo i voti, chi è favorevole? Immediata eseguibilità. Sempre immediata. Facciamolo già doppio di nostro. Quasi tutte sono. Direi proprio tutte. Sì, quasi tutte. Le ultime due, no? Allora, punto numero 8, modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, IUC. Ecco, nel 2014 è stato presentato il regolamento per l'imposta unica comunale che ingloba le tasse comunali, l'IMU, la TARI e la TASI. E ovviamente ci sono state modifiche in più momenti proprio perché la legge deve essere adeguata alla legge che è in evoluzione. Quindi diciamo che gli articoli che sono stati modificati tengono conto soprattutto delle modifiche di legge legislative, hanno preso atto praticamente di questi cambiamenti che ci sono stati a livello legislativo. Non lo so se dobbiamo entrarci, ma sono di questo tipo. Sì, io... obbligatorio, diciamo.
se non ci sono domande. Poi se volete ci entriamo, andiamo a vedere anche perché, ecco, una delle cose, per esempio, che noi l'anno scorso abbiamo scelto di applicare per gli alloggi in comodato d'uso gratuito, avevamo praticamente abbattuto. La legge quest'anno ci impone il 50%, quindi è un cambiamento che ovviamente deve essere recepito, che non è... purtroppo non sono cose che dipendono da noi e ci dobbiamo adeguare. Il governo che copia. Diciamo che non ci sono delle cose al di là di queste modifiche che possano insomma valere una discussione, perché non possiamo farci niente. Dobbiamo applicare quello che la legge impone. Quindi alla fine non presenta. Ecco, praticamente la proposta è quella di approvare le modifiche del regolamento negli articoli che sono elencati, di riapprovare integralmente il regolamento stesso e di dare atto che le modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e poi niente, praticamente questo è. Ritenuto di dover modificare il testo dei seguenti articoli contenuti nel titolo 2, sono stati modificati tutti? Sono stati modificati parte di queste con le integrazioni appunto della legge. Ok. Comunque il regolamento, come tutti, è sul sito, quindi si può andare a vedere. C'è stato il parere ovviamente del revisore dei conti, che esprime parere favorevole. Ok. Abbiamo dovuto recepire quelle che sono state le risultanze delle decisioni governative, no? Noi l'anno scorso ci eravamo portati a favore delle situazioni dove c'era la seconda casa data in comodato gratuito, figli o parenti di primo grado, ed era stata una piccola rivoluzione al nostro interno, perché erano finalmente arrivate le condizioni economiche per poterlo fare, l'avevamo fatto. Quest'anno quel provvedimento è in parte vanificato, perché il governo si è sostituito a quella che era stata una decisione sino ad allora lasciata a noi, ha dato le sue regole non coincidono con quello che è il nostro regolamento, a nostro svantaggio, parte della cittadinanza che era in questione, perché non è più un'esenzione totale ma del 50%, e il regolamento deve giocare. Non solo, ha imposto anche limiti sul possedere altri immobili, sul grado di parentela, sulla posizione sul territorio italiano e così via. Fin quando abbiamo avuto margine operativo lo abbiamo gestito. Da quest'anno il margine operativo non c'era e quindi deve recepire nel regolamento tuo quello che ti viene dato da altri. Ho dimenticato le residenze e per quello che riguarda anche l'aspetto vincolante, quindi se prima era una decisione comune cittadino, perché adesso subentra anche il discorso relativo alle registrazioni, i termini di registrazione, il 5 febbraio e il 1 marzo. Sì, è vero, anche quello. Adesso è un imbuto all'interno del quale solo il vincitore di 1000 prove riesce ad ottenere questo 50%. È una corsa d'ostacoli. È una bella definizione. La sburocratizzazione. No, veramente. Così è? Un campo di mine, di trappole. Avrebbe fatto meglio non darlo. È un bel modo per avere il titolo, però quando si legge il contenuto dell'articolo. Per dare, non dare, facendo finta di dare alla fine. C'è l'indicazione nei decreti attuativi
del 2016, che è un manifesto per far capire che è meglio che non si può. E che tu parli. Assolutamente, è la naturale conseguenza. L'importante è che sia brutto, che non la cambia in nessun modo quello. Non sappiamo, bello. Sei ottimista, Rocco. Bisogna essere ottimisti, Massimo. Lui spera, anch'io spero, speriamo. Le modifiche normative fatte il 30 novembre, il numero 1 dello stesso anno, non l'abbiamo già visto, nel 2014, l'IMU agricola. È vero, l'IMU agricola è stata terribile, quasi a fine anno, in decorrenza tutto l'anno. Per poi tenere dal 2014-2015 come esercizio di bilancio, adesso torna al 2013. La stabilità normativa, diciamo comunque, ve lo chiedo. Ok, va bene. Proviamo. Chi è favorevole? Immediata. Sì. Allora, proposta 9 è l'approvazione del piano finanziario e relativa relazione illustrativa del servizio di gestione integrata del ciclo di rifiuti. Come abbiamo già accennato in apertura, il nostro comune ha aderito a una sperimentazione che ha portato sicuramente degli ottimi risultati a livello percentuale rispetto alla percentuale nostra degli anni precedenti e rispetto anche ci siamo fatti dare anche un po' le percentuali dei paesi vicini rispetto ai paesi vicini. Primo dato importantissimo è che noi, avendo raggiunto un obiettivo, non incorreremo in sanzioni. Quindi questo abbiamo verificato parlando proprio con Gianolio della società Erika, che a differenza di quello che si era detto, il Covevar è obbligato a dare le sanzioni se non si raggiunge la percentuale minima. E quindi noi sicuramente da questo punto di vista siamo tranquilli. In più mi permetto di dire, anche se non è ancora una cosa ufficiale, che noi abbiamo portato avanti la richiesta, visto che il nostro comune è un comune che si è prestato in questa sperimentazione e che dal punto di vista politico ha dato anche, come dire, abbiamo avuto anche dei problemi di relazione, no, con la cittadinanza. Abbiamo richiesto che si tenga in considerazione la nostra sperimentazione, che va a vantaggio anche degli altri, perché nel momento in cui siano obbligati ad applicarlo, cosa, ci sono già comunque delle risultanze che possono fare scuola, diciamo. Quindi noi abbiamo portato avanti questa richiesta che il Covevar tenga conto di questo e che provi a pensare anche per quei comuni come il nostro che hanno aderito a questa sperimentazione ad una forma anche di premialità, perché ci sembra una cosa, come dire, sacrosanta. Cioè, hai chiesto uno sforzo all'amministrazione, alla cittadinanza, mi sembra giusto che questa venga in qualche modo riconosciuta. Quindi nel CDA del Covevar si porterà avanti questa nostra richiesta e credo che possa essere una cosa riconosciuta. Ecco, adesso poi speriamo. Io passerei la parola all'assessore Castelli, che è più titolato. Sì, no, ma direi che il sindaco ha già detto tutto, vorrei ancora magari entrare in qualche dettaglio, poi lascio la parola all'assessore Autino, che con i suoi collaboratori hanno visto bene la redazione di tutto il bilancio e come si andrà ad applicare questa riduzione. Niente, solo per dirvi, Cigliano ha risposto bene, Cigliano sta dando dei buoni risultati e grazie alla fase sperimentale che è partita da giugno fino a dicembre, ha portato questi 7 mesi al 73%, che facendo media coi primi 5 mesi invece che erano bassi al 57, noi siamo arrivati alla media del 66,60. Questo ha permesso proprio di precisare, e lo dico chiaramente, il giornalino è stato fatto un articolo bellissimo,
completo dove potete prendere atto di queste cose. Direi proprio che anche in conferenza stampa si può poi ribadire tutte queste cose. Parla chiaramente di questa addizionale. L'addizionale che viene applicata come penalità è il 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico di quei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste, cioè il 65%. Quindi tutti i comuni, se andate sul sito del COVAR, vedrete che sono tanti, perché su 73 o 74 comuni del COVAR sono solo 3 o 4 che sono riusciti a raggiungere, tutti gli altri dovranno pagare. Ma il bello è che i cittadini questo non lo sanno ancora, perché ci si informa sempre quando non c'è da non pagare, ma quando c'è da pagare non dicono nulla. E i nostri vicini ci ridono quasi in faccia quando dicono: ma cosa avete fatto voi Cigliano? Tanto noi non pagheremo. Non è così. Quando vedranno la bolletta aumentata si chiederanno poi perché. Cigliano ha anticipato i tempi. Noi oggi siamo in grado di dire: non pagheremo la multa. Sicuramente portando meno rifiuti in discarica abbiamo da pagare meno i proventi, perché la bolletta, voi sapete, è divisa in due: la quota fissa, che è per la raccolta e il servizio, e la quota variabile, che è in base a ciò che porti in discarica. Noi portando meno in discarica riusciamo a risparmiare circa sui 30.000 euro l'anno, che purtroppo dovevamo dividere in dodicesimi, non sono 3.000 euro al mese, perché i canoni mensili, il COVAR, ce li vediamo sempre aumentare per tutta una serie di conseguenze che poi andremo anche a fare l'analisi. Però nonostante quello, noi ve lo spiegherà poi l'assessore Autino, siamo riusciti a mettere un piccolo ribasso e non pagare la multa. Quindi è un bel risultato questo. Poi, se avete visto, per Cigliano abbiamo addirittura potenziato la raccolta con dei contenitori per gli oli. Sta di fatto che però non so per quale motivo la gente non vuol capirlo: anziché mettere dentro la bottiglia dell'olio, alza e mette dentro i sacchetti dei rifiuti. Vedremo anche lì di arrivare. Noi stiamo facendo delle azioni correttive, abbiamo già sensibilizzato in parte, che sono poi quelli che fanno più differenziati, i supermercati, che devo dire che stanno facendo una raccolta differenziata anche con uno sforzo enorme, perché per loro differenziare vuol dire manodopera in più, costi, magari qualche straordinario, però l'hanno capito, dico, anziché prendere le multe facciamo questo lavoro. C'è ancora dei cittadini che proprio non la fanno ed è cura nostra aiutarci uno con l'altro a sensibilizzarli. Sono già in atto le analisi merceologiche in quei sacchetti che abbiamo dei dubbi. Continuiamo a pulire le piazzole di volta in volta e la tangenziale verrà ripulita, credo, fra 15 giorni da un gruppo di volontari che a breve organizzeremo per fare questo servizio. È chiaro che meno roba raccogliamo in giro e meno aumentano i costi, perché non credo sia frutto di ciglianesi buttare i rifiuti sulle sponde, perché tanto vengono a raccoglierlo davanti alla porta di casa loro. Secondo, aumentano i costi, perché noi saremo costretti a pagare quelle ditte che mi fanno lo smaltimento e la raccolta, di conseguenza, incide su tutto. Per farla finita in modo molto breve, noi abbiamo raggiunto un obiettivo grazie ai ciglianesi e a tutti quelli che sono prodigati per questa raccolta. Spero soltanto che non si abbandoni, non bisogna mai mollare il livello di guardia, perché purtroppo noi siamo abituati, quando si molla il livello torniamo indietro, non bisogna tornare indietro. Lascerei la parola all'assessore che spiega meglio tutto. Ma io, relativamente al punto 9 che stiamo trattando, sì, relativamente a questo, che è quello del piano finanziario, mi limiterei a dire quali sono appunto i risultati numerici di tutto quello che hai anticipato tu come attenzione, promozione, gestione dell'attività, in un numero: 20.000 euro. Come questi 20.000 euro di risparmi effettivi di costi rispetto al piano dell'anno scorso verranno poi portati nella bollettazione, che è quello che tocca le persone, lo vediamo poi nella trattazione del punto 11, no? Che parla delle tariffe, perché anche qua erano possibili diverse scelte politiche. Quindi il come questi 20.000 euro poi vanno nelle tasche, al consegno meno, della cittadinanza, lo vediamo al punto 11. Qua appunto mi fermerei solo a ricordare i 20.000 euro di risultato vero, che sono l'elemento che ci consente di andare a toccare le tariffe, perché diversamente da altri punti del bilancio dove può esserci prima un'impostazione politica, voglio arrivare a questo tipo di imposizione, sul fronte dei rifiuti vale il discorso opposto: prima si calcolano i costi e sulla base dei costi nascono le tariffe. Quindi quella che era comunque la volontà nostra del trasformare in un vantaggio per la cittadinanza l'aver adottato dei sistemi di raccolta di rifiuti diversi,
opera negli ultimi due anni, purtroppo non poteva essere visto come premialità d'ufficio. La premialità doveva essere prima essere toccata sul campo, ovvero dovevi vedere la riduzione totale del costo del servizio. In questo caso è stata fatta una, appunto, dalla migliore differenziazione che ha consentito di dare più valore ai rifiuti. In effetti il bilancio migliora, quello dei costi totali del servizio di raccolta e smaltimento, soprattutto per il fatto che si è potuto vendere più merce differenziata. Questi maggiori ricavi, queste maggiori entrate sul fronte della vendita del differenziato porta al vantaggio, in sintesi, di quei 20.000 euro di cui poi nel punto 11 parleremo di come vengono passati alla cittadinanza. Ma rimane il fatto che ci eravamo impegnati per non prendere multe, obiettivo raggiunto, ridurre i costi, obiettivo raggiunto, salvaguardare l'ambiente, obiettivo quasi raggiunto, sì, fondamentalmente sì, sicuramente meglio di prima, e in qualche modo che questo non diventasse solo uno sforzo per i cittadini, ma in qualche modo potesse anche diventare una qualche premialità, no? Il modo migliore di vedere il premio è pagare di meno. Lo vediamo nel punto 11. Fernanda. A questo proposito, io credo che possa essere veramente motivo anche di soddisfazione per i ciglianesi il fatto del raggiungimento di questi obiettivi, che lo vedranno poi tangibilmente nelle loro tasche, ma anche per vedere che è stato premiato uno sforzo che è stato fatto soprattutto all'inizio, perché ci ricordiamo tutto il disagio, no? I dubbi, le problematiche, le contestazioni, le abbiamo viste tutte. Per cui penso che questo vada a premiare l'impegno che comunque sia da parte dell'amministrazione ma che della cittadinanza c'è stato. Volevo chiedere se ci sono segnali che i comuni inadempienti verranno veramente sanzionati. Allora, proprio nella riunione fatta con Erika, che è la società che segue il COVAR su tutto questo discorso di tariffe puntuali, non puntuali, di raccolta, metodologie, loro sostengono che è per legge, quindi sono obbligati, altrimenti pagherà la provincia, ma sono costretti ad applicarle. Se poi non li applicano, ne prenderanno atto, si assumeranno le loro responsabilità. L'importante è che noi all'interno del nostro CDA non cada poi nel discorso ripartiamo su tutto questa multa. È lì che noi dobbiamo batterci. Difatti l'impegno che il nostro consigliere Giovanni Corniati, consigliere regionale, ha nel CDA è quello di battersi per addirittura far pagare chi di dovere le multe e avere più premialità a Cigliano perché ha raggiunto degli obiettivi. Difatti, voi se vedete anche sul giornalino, c'è scritto che l'amministrazione opererà con tutte le azioni possibili volte ad ottenere per Cigliano una premialità tramite i maggiori proventi derivanti dal CONAI e Corepla per i risultati positivi raggiunti nel riciclaggio. Quindi è una battaglia sicuramente da battere e non credo che poi un CDA dica no, faccio diversamente, altrimenti non avrebbe ragione di esistere. Considerando che siamo all'interno di un CDA, ce la giocheremo fino in fondo. Anche perché comunque la proposta che viene fatta in CDA poi viene portata in assemblea. Chiaramente devi vincere quei numeri. Purtroppo la beffa è sempre dietro l'angolo, perché le multe che vanno ai comuni non virtuosi qualcuno potrebbe decidere di considerarli costi generali all'interno di chi poi divide la torta. A quel punto ti troveresti sì la nostra riduzione del numero dei rifiuti, la vendita di più eccetera, ma ti aumento, cosa che ha anticipato lui, no? Quei 30.000 euro di vantaggio sono diventati solo 20.000 perché ti sei trovato le tariffe aumentate. Un modo che avrà chi gestisce la bolletta del comune di Cigliano sarà quella del capire dove andare a mettere quelle multe. Logica vuole che vadano a chi le ha prese. Se invece qualcuno, e i voti purtroppo che abbiamo noi sono piccoli, il CDA non siamo noi a decidere, no? Purtroppo subiamo. Se ci sarà la famosa beffa dietro l'angolo del vedere trasformati in costi generali le multe che qualcuno piglia, saranno delle azioni anche in quel senso. Non so quale tipo di ci saranno delle azioni, ma con i risultati che ti puoi permettere quando conti per uno in mezzo 50. No? Sarà compito di chi di dovere vigilare e segnalare le inadempienze in questo caso, perché comunque l'impegno va premiato e il disimpegno invece va castigato. Per cui
è una speranza. Se non ci sono altri interventi, metterei a voto anche questo. Doppia votazione. La proposta 10 è l'approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2016. Sostanzialmente è invariata, quindi l'aliquota di base è 7,60 per 1000, nessun aumento rispetto a quell'aliquota stabilita dallo Stato, e così per l'abitazione principale, dove ovviamente è dovuta, il 4 per 1000. Sono state determinate alcune detrazioni che sono sì, 200 euro per l'abitazione principale soggetto passivo e le relative pertinenze e basta. Sì, non possiamo aumentare, abbiamo confermato quello dell'anno scorso. Esatto. Quindi questo anche qua. Direi che potremmo procedere. Certo. Votiamo. Immediatamente seguibile. Sì, anche qua doppia votazione. Ecco, la prossima proposta è l'approvazione dell'aliquote per l'applicazione della TASI, famosa tassa sui servizi indivisibili. Anche qui, per ricordare solo quali sono i servizi indivisibili, la pubblica sicurezza e vigilanza, la cultura e tutela beni culturali, manutenzione strada e illuminazione pubblica, gestione verde pubblico, protezione civile, servizi socioassistenziali e servizio cimiteriale. La percentuale prevista su un totale di 758.650 praticamente è il 46,79%, cioè il gettito previsto per la TASI è di 355.000. Noi praticamente abbiamo mantenuto anche qui le aliquote del 2015, con un'aliquota di 2,3 per 1000 per l'aliquota base, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'1 per 1000 e per l'abitazione principale il 2 per 1000. Sostanzialmente risulta invariata rispetto all'anno scorso. Quindi questa è la proposta che viene portata al Consiglio. Rocco. Per, ad esempio, per gli agricoltori, che questa tassa è stata tolta, la TASI, e viene rimborsata dallo Stato, come viene? È stata tolta la TASI, è lì. Casa. Prima casa. Sì. Sì, sono usciti in questi giorni i dati sul ristoro del Ministero dell'equivalente del gettito da parte del Comune. I dati sono abbastanza allineati per il nostro Comune. Sono di casi che i comuni invece che stanno con differenze sostanziali. Stanno cercando di avere informazioni. Per noi siamo abbastanza allineati su. No. Perché il calcolo è abbastanza semplice, prendendo gli F24 era quello. Sì, sì, no, però so che. Sta cercando qualche comune, sta cercando l'invito dove sta, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato in alcuni comuni. Okay. Per noi ciao Giovanni. Siamo tranquilli noi. Va bene, no, solo che. Tutto che, sì, che non tutti lo sanno questa cosa. Sì, no, noi abbiamo comunque guardato la liquida, perché comunque è rimasta su alcune categorie stati a 1 a 7 a 9. No, io parlavo solo del caso dell'agricoltore, quello che effettivamente è l'agricoltore, che versa queste casistiche, esatto.
ci sono spiagge di cultura del mio, non so che c'è che cultura, ma forse vogliamo. Ok, buongiorno. Scusate l'età. Ok. Anche qua possiamo passare alla votazione. Siamo favorevoli. Non partecipo al voto ancora, sì. Partecipato alla discussione. Sì. Anche qui doppia votazione, siamo tutti. Andiamo per. Sono tutte con la doppia votazione. Quindi. Mi viene così adesso. Ok, allora la proposta 12 è l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti, TARI. Il famoso punto. Ho chiamato il 12, infatti. Passerei la parola direttamente all'assessore Autino. Sì, perché prima abbiamo detto il risultato dell'azione meno 20.000. Come lo si porta in tasca alla gente? Avevamo fondamentalmente due scelte possibili. L'intenzione era quella del perseguire fino in fondo il concetto che era la base di tutto il discorso, ovvero tariffa puntuale. Io farei solo una piccola premessa. Noi in questo momento a Cigliano stiamo operando una raccolta dei rifiuti differenziata e porta a porta. Non è esattamente il concetto della tariffa puntuale nella interpretazione letterale. La tariffa puntuale vorrebbe che ci fosse proporzionalità tra quanto viene conferito dai singoli e quanto i singoli devono pagare. È un passaggio tecnicamente difficile perché presuppone che ci sia la possibilità di contare quello che è il rifiuto che ciascuno produce, tenerne traccia e bollettare, come se uno va al distributore della benzina. È chiaro che se prendi la benzina la paghi, se passi davanti al distributore e non la prendi non paghi. Quella è la tariffa puntuale e la raccolta puntuale. Sarebbe un sistema complicatissimo perché presupporrebbe che i camion fossero dotati di strumenti di pesatura oppure comunque di altri strumenti in grado di dire ok, Anna Rigazio ha conferito, Bruna no, oggi sì, domani no, l'altro coso ancora sì, eccetera. Quello è il vero concetto di puntuale. Come si sta operando? Al contrario, anziché andare a vedere quello che viene effettivamente conferito, si danno dei limiti di conferimento per ogni utente. Allora il discorso che la famiglia con un componente ha ricevuto n sacchetti, la famiglia con due componenti ne ha ricevuti di più, 3, 4, 5 componenti, ciascuno ha ricevuto la sua quantità di sacchetti, ha a monte il ragionamento che se la tariffa puntuale, ovvero legata alla effettiva produzione dei rifiuti, vedesse tutti produrre nello stesso modo, ed è un assunto, più si è, più si produce, più sacchetti deve avere. E allora qui c'è già un primo passaggio, si passa dal concetto di peso, che dovrebbe essere il driver per la quantificazione della tariffa, a un concetto di volume, perché il sacchetto in realtà, essendo di tot litri, sposta il driver da un concetto di peso, di difficile quantificazione, a un concetto di volume. Sono cose un po' noiose, chiedo scusa, no? Però era tanto per dire cosa c'è dietro. E si basa ancora sul concetto che tutti abbiano una produzione omogenea di rifiuto. Allora, c'è stata la famosa distribuzione, non mi ricordo quanti sacchetti per un singolo. 8 sacchetti più uno, okay, grande, eccetera, eccetera. 2, insomma, quindi mobile. Questo è quello che tende a trasformare la produzione, il conferimento dei rifiuti di ogni singolo in una quantità standard. E di conseguenza avresti delle tariffe standard per ogni persona, nucleo familiare e utenze non domestiche. Questa è la tariffa puntuale.
che poi vede ancora un fattore di correzione legato al fatto che qualcuno consuma di più rispetto a quello che è lo standard definito, a quel punto viene a chiedere al comune altri sacchi. In quel momento è come se attuasse una sorta di autodenuncia che lui è fuori dalla media al rialzo, e questo comporterà poi un aggiustamento della sua bolletta specifica. Quindi quel concetto di proporzionalità, di chi più produce più paga, in qualche modo con questo tipo di tariffa puntuale vedrà applicazione. Non so quanto sono riuscito a spiegarlo, io ci ho messo del mio a capirlo, è altrettanto difficile cercare di mettere proprio per spiegarlo, però si è passati da un concetto di peso, che sarebbe quello giusto, a un concetto di volume, standard, e di volume che per qualcuno sarà diverso, misurabile in numero di sacchetti, a quel punto avrai gli aumenti su alcune bollette. Ma di fatto, scusa, interrompo solo per dire, il volume in base al numero di sacchetti però è stato calcolato tutto per raggiungere l'obiettivo che è il 75%. Chiaro, che è un'ulteriore fase di... C'è gente che ci sta mettendo le sue per capire tutte queste cose, no? E gliene diamo atto e in qualche modo ringraziamo. In effetti la volontà a questo punto, visto tutto che il lavoro che c'è dietro questo tipo di attività impropriamente sintetizzata da me, si trasforma in delle tabelle Excel chilometriche, perché poi il tutto va moltiplicato o riportato a 2200 utenze domestiche su Cigliano e a qualche altro centinaio di utenze non domestiche in numeri spiccioli. Cioè alla fin fine uno deve ricevere da casa sua una bolletta dove c'è scritto 120 euro, 70 euro, 37 euro. Ci vanno degli algoritmi che facciano sì che tutti quei numerini portino ai 550-8.000 euro che invece il comune dovrà pagare e recuperare integralmente a saldo. Allora, era nostro intendimento, visto che abbiamo parlato da anni di tariffa puntuale, oltre a quelle che sono le metodologie di raccolta puntuale, ovvero porta a porta ma con un numero limitato di sacchetti, arrivare anche alla tariffa puntuale, di modo che ci fosse chi pagava di più e di meno in funzione dell'effettivo conferimento. L'applicazione degli algoritmi che ci sono stati presentati portavano al fatto che quei 20.000 euro, che comunque sono il risultato, quello che si può veramente dare indietro alla gente, sarebbero stati ridistribuiti sulla popolazione in un modo che politicamente non ci siamo sentiti di condividere nel momento in cui ci sono stati presentati. Perché avrebbero sicuramente portato... Allora, è chiaro a tutti che meno 20.000 vuol dire che hai un risparmio. Fin qui ci siamo, no? Il totale è più basso e il risparmio ci deve essere. Il risparmio poi doveva essere diviso fondamentalmente tra due macro categorie di utenti: le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono tutte le famiglie di 1, 2, 3, 4, 5, 6 componenti, sono tutte mappate. Le utenze non domestiche sono i vari tipi di esercizi: la fabbrica, l'artigiano, il parrucchiere, il fruttivendolo, il ristorante, eccetera. Loro a loro volta sono divisi in una ventina di categorie, sì, mi pare, con qualche criterio di uniformità. Gli algoritmi che erano stati sviluppati per applicare la tariffa puntuale, quella che cioè tiene conto dell'effettiva produzione di rifiuti, portavano a degli abbassamenti buoni sulle utenze domestiche, portavano però ad alcuni abbassamenti su utenze non domestiche, ma anche ad alcuni picchi nell'ordine del 70% di aumento sulle categorie 12 e 15, se non ricordo male, delle utenze non domestiche, che francamente erano un segnale un pochettino strano. Cioè, a fronte di un risparmio, trasformiamolo in percento, quei 20.000 euro sul totale sono un 4% di risparmio. Non sono numeri banali. In un periodo di deflazione, in un periodo 4% non è un risparmio ridicolo. Prima ho sentito piccolo e lì avrei voluto intervenire. Per me è un risparmio grande. Davanti a dinamiche a cui tutti assistiamo, che sono solitamente di crescita delle tariffe, spesso con percentuali a due cifre. Guardate l'acqua, che non è gestita da noi. Ogni anno ci vediamo aumento del 10, del 15%, poi qualcuno va fiero del fatto che fa bilancio. Sono tutti capaci a fare bilancio aumentando i prezzi. Noi non l'abbiamo fatto, no? Abbiamo ridotto i costi e adesso si trattava solo di capire come portare la riduzione dei costi
alla gente. Allora, l'applicazione della tariffa puntuale avrebbe portato a queste disparità. Non ricordo esattamente i numeri, ma le famiglie domestiche potevano assistere a un meno 6-7% in media. Però c'era un fronte delle utenze non domestiche, ovvero le attività produttive del nostro paese, che in alcuni casi si sarebbero trovate a dover fronteggiare un aumento del 68%. Anche l'aspetto della salvaguardia delle attività economiche fa parte dell'attenzione di cui noi ci dobbiamo prendere cura. Allora, perché un 68% su 10 vale, ma un 68% su, ad esempio, che siamo andati a verificare, su 2.500 euro che paga già, vuol dire che ne avrebbe pagate 5.000, volevo vedere cosa si faceva. Non solo quel 68% era un numero di per sé brutto, ma veniva anche applicato su categorie che erano già relativamente contributrici della copertura dei rifiuti. Cioè, non stavamo parlando di chi pagava 10 euro e che si passa da 10 a 17, stiamo parlando di chi passava da 2.500 a 4.000. E allora, calma, continua la raccolta con il metodo che si sta dimostrando valido, perché porta i risparmi sul fronte costo, ma la bollettazione viene riproposta per l'anno 2016 con gli stessi criteri che sono stati utilizzati per l'anno 2015. Ragionevolmente questi criteri, non essendo cambiato l'algoritmo, non è lineare da un punto di vista matematico. Quel meno 4%, meno 20.000 su 550 eccetera, non faranno un meno 4% a tutti, ma vanno molto vicino a quello. E fondamentalmente le categorie che vedono meno questo 4% sono pochissime. In buona sostanza, quasi tutti, utenze domestiche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 componenti, utenze non domestiche delle varie categorie, dovrebbero vedere dalle bollettazioni effettive una riduzione rispetto all'anno precedente. Questa è la scelta politica. Posso dire ancora, solo inserirmi un momentino. La scelta è anche stata dettata dal fatto che, per esempio, quest'anno il discorso dell'acquisto di sacchetti in più non lo si vede, lo si vedrà alla fine dell'anno. Chi ha comprato dei sacchetti in più, e quindi l'anno prossimo avremo dei dati sicuramente più veritieri, ecco, quello. E aggiungerei anche questo: visto che siamo stato l'unico comune che è partito, che era già in grado di applicarla, aspetterei un attimo che anche gli altri due comuni, Fontanetto e Trino, che sono, Fontanetto era già partito a ottobre, Trino partirà questo mese, credo fra giugno, cos'è? Ecco, vediamo anche, è più rafforzativo, perché sono almeno 2-3 comuni che su 70 fische del cover partiranno nel frattempo, e vediamo anche cosa succederà nel cover, perché non è detto che magari le cose cambiano. Quindi direi, noi abbiamo tutto pronto, preparato con lo studio, in grado di applicarla. Applichiamo ugualmente uno sconto, ma aspettiamo di applicare la puntuale per una serie di motivi che sono stati spiegati. Sì. Vorrei solo però ancora passare un concetto, no? Quando ci siamo trovati davanti alla necessità di scegliere, tassiamo, bollettiamo, secondo i criteri della tariffa puntuale o secondo i criteri dell'anno passato, è prevalso il concetto dell'anno passato, meno 4% più o meno su tutti, perché quella era immediatamente disponibile come simulazione, l'altra portava a questi squilibri, non ci siamo fermati, perché abbiamo subito chiesto dei correttivi a chi manovrava quelle centinaia di tabelle Excel e quelle migliaia di parametri, per portare un qualcosa che fosse tra virgolette più accettabile politicamente. Questa simulazione è chiaramente arrivata, e quel 68% che prima magari può aver allarmato qualcuno non esiste già più. Però nel frattempo il bilancio deve andare avanti, non possiamo fermare il bilancio di un comune per un tema, anche se rilevante. Quindi oggi viene approvato il criterio, mi auguro, della distribuzione delle tariffe sulla base dei parametri precedenti, ma nel frattempo l'applicazione delle bollette secondo il criterio della tariffa puntuale non si è fermato, è stato ulteriormente rivisto e ha già tolto quelli che erano i problemi emersi dalla prima simulazione, che è arrivata troppo a ridosso dei momenti in cui era opportuno applicare il bilancio.
e questo è anche il motivo, cioè, che l'ha fatta spostare. Nel frattempo, appunto, come ricordava l'assessore Castelli, noi che siamo i pionieri di questa cosa stiamo capendo prima di altri quali sono i meccanismi, faremo in qualche modo scuola, prenderemo però anche i risultati di chi ha deciso di affiancarsi, quindi con più dati alle spalle si potrà poi arrivare probabilmente per l'anno 2017 alla vera tariffa puntuale, ma su basi più robuste e con meno sorprese. Cornetti, voleva parlare. Giovanni. Schiaccia il bottone. Sì, grazie Presidente. Beh, l'assessore Autino ha spiegato molto compiutamente la scelta fatta, e mi pare che è una scelta che è in linea con quanto avevamo già deciso qualche anno fa, che avevamo già un po' anticipato quella che era la tariffa puntuale, ma dal primo anno, già sbinando quello che era il calpestio rispetto al numero dei componenti, al nucleo familiare. Quello che io volevo aggiungere, no, sono due cose. Lui, Autino, ha fatto un cenno, ma è colpa mia e magari chiedo di poterlo verificare, no? L'aumento che c'è stato in alcune categorie non domestiche, cioè commerciali, e mi riferisco alle tariffe dei pizzaioli, dei ristoratori, dei fruttivendoli. Non erano dei parrucchieri. Dico cosa voglio dire, a meno che tu sai già cosa voglio dire. No, non erano quelle categorie. Faccio finire. Io dico, meno che nel passato c'erano queste categorie, e esattamente 2 anni fa hanno avuto un aumento sproporzionato, che noi eravamo già intervenuti a mitigare e avevamo fatto mitigato con le scelte domestiche. A quel punto però noi avevamo anche, ed è questa la verifica che vi chiederei di poter farlo, se non l'avete fatta, di andare a approfondire, la possibilità a queste categorie di poter smaltire per conto proprio, e questo avevano uno sconto ulteriore a quello fatto, no, spalmato su tutti, ulteriore che chi usava questo sistema, ti voglio dire, va bene, la frutta invenduta, la insalata invenduta, la smaltisco per conto mio, perché nei privati sapete che abbiamo i composter, anche quella era la possibilità documentata. Se a fine anno documentavano che avevano conferito tot metri cubi o tot chilogrammi, avrebbero avuto lo sconto. Ecco, la domanda è: di questi qualcuno è venuto? Perché questa era una possibilità, verificatelo, ecco, questo potrebbe essere. E il resto, volevo darvi una notizia. Nel bando che è stato fatto 8 anni fa, no, dove si è aggiudicato Aimeri, là che era capofila dell'ATI, no, c'era già la tariffa puntuale. Nel bando prevedeva già la tariffa puntuale per lo svuotamento. Questa è l'unica prevista dal bando. Svuotamento, non peso. No. Questo è quanto, quello è da contratto, e tutto il resto va da sé che lo potremmo verificare, migliorare, no, rifare nel nuovo bando che ci sarà, perché quello è, e non siamo riusciti all'interno del Covevar a mantenere questa filosofia del bando, tant'è vero che se andiamo a fondo noi abbiamo tutta la Valsesia che ha ancora i cassonetti su strada, e sulla differenziata se lo scordano di avere la percentuale che abbiamo noi. Ma questo vale per la Valsesia, che è una, ci sono dei piccoli borghi dove hanno delle
peculiarità dove all'estate si riempie di gente o qualche punto, per esempio ad Alagna o altri posti d'inverno dove vanno a sciare c'è gente e viene modificato. Ma la stessa cosa vale per le grosse città. Noi abbiamo Torino che abbiamo una media che siamo dal 28 al 32% di questo. E questo qui a livello Piemonte, ma non a livello Italia, a livello Italia e sulle normative europee spiazza un po' tutti. Tutto il ragionamento che faceva Livio, che noi sembra che siamo su Marte rispetto a queste cose, andrà ritarato. Perché nella nuova legge che stiamo preparando su in regione, che credo l'abbiamo licenziata in commissione e penso che abbiamo finito il bilancio nel giro di un paio di mesi andremo a licenziarla, tiene presente come obiettivo quello europeo di arrivare al 2020 al 65%. Ma per arrivare al 65% ci sono degli interventi non da poco da fare come contributi per start-up alle grosse città. Questa è la realtà che andiamo incontro, no? Perciò anche qui la legge sui rifiuti, se riusciamo a chiuderla come vi dicevo, però non è sufficiente, bisogna modificare la legge 7 sempre e la legge 24 che è quella che governa il processo dei rifiuti. Allora a quel punto potremmo forse magari muoversi, perché l'Unione Europea prevede che ti dà la misura del 65%, poi non ti dice come devi differenziare. Noi abbiamo fatto la scelta del porta a porta, ma magari può anche essere rivoluzionata. Ti dice io ti do l'obiettivo del 65%, se tu vuoi raccoglierla tutta assieme, no? E poi la porti in un centro di smaltimento e fai la cernita dopo, a me poco importa, i costi sono tuoi, verifichi quali sono convenienti, sia la differenziata o quella, a me interessa il risultato. Voi capite che questo mette in gioco tutto, perché il problema è che fatto 100 di rifiuti, stiamo parlando di economia circolare, vuol dire che sui 100 bisognerebbe avere zero per fare la economia circolare. Ma così non sarà. Allora su 100, se arriviamo al 65, 35%, questi dove vanno? O vanno a finire in discarica o vanno a finire nell'incenerimento. Se non troviamo quel meccanismo per arrivare all'economia circolare di trasformare tutto il rifiuto. Questa è la nuova. Per arrivare a noi, allora... al Covevar nel CDA che abbiamo fatto 15 giorni fa e c'era anche Alessandro il nostro presidente, il nostro ragioniere Alessandro. Eccolo là, no? Noi abbiamo ecco, mi fa piacere che è testimone, no? Dal bilancio che è stato formulato ci sono due partite che ammontano a circa 1.400.000 o 1.500.000 euro, vabbè, diciamo 1.400.000. Allora si è stabilito una parte, grosso modo, che saranno sui 600.000 euro, dovrebbero essere il rimborso delle quote dei comuni, cioè tutti assieme, no? L'altra parte poi, gli altri 700 credo che sia, vengono dati ai comuni virtuosi e questo è l'impegno che mi sono preso, è la lotta che abbiamo fatto all'interno, nel CDA sicuramente è passata, bisognerà farla passare in assemblea, vero Anna? Lo dicevo no. Prima. Questo è perché l'assemblea, siccome abbiamo una platea di comuni dove non hanno differenziata, non vorrei che magari osteggiassero questa cosa. Io credo di no, perché
va da sé che se uno dimostra che ha fatto delle cose, e questo ci permetterebbe di portare a casa un altro bel gruzzoletto. Vado a mente, ma l'anno scorso abbiamo portato a casa tra una tranche e l'altra, quant'erano? 30. Bene, adesso con il rimborso delle quote, e questo dovrebbe aumentare, io penso che andremo a avere come ristorno un bel gruzzoletto. I presupposti ci sono. Questo però ci sono. Purtroppo, lo dicevamo prima, rischi lo sgambetto che, essendo un organo assembleare dove ognuno conta per quello che conta, sì, noi che siamo i virtuosi siamo la parte piccola, quindi è difficile che il voto sia decisamente. Beh, no, ci sarà il ragionevole compromesso. No, però il consiglio d'amministrazione questo l'ha approvato in questo modo qui e lo porta avanti. Voglio poi vedere chi in assemblea avrà il coraggio di, di rivoluzionare questo. È però tecnicamente possibile questo, vabbè, perché contano i ditini alzati. Eh sì, tu sei Davide contro Golia. Grazie per tutte le precisazioni, perché l'abbiamo accennato prima, ma non siamo entrati nei particolari. No, ma siccome era un argomento che sto seguendo sia in regione sia nel CDA, allora ci può fare un po' di chiarezza sulle cose. Le verifiche che Giovanni ha suggerito chiaramente saranno poi meglio dettagliate, però qua stiamo parlando dei criteri generali. Le scelte le devi fare chiaramente sui Io l'ho detto generali. Che bene ha fatto Livio a spiegare su quello, non sono neanche entrato nel merito, se non la differenza tra gli aumenti di alcuni anni fa, che non sono l'oggetto dell'approvazione di oggi, sì, chiaramente avevano portato a delle situazioni strane. È la falsariga di quello, quella volta, parliamo di alcuni anni fa, assistito all'aumento di qualcuno che, attenzione, che percentualmente. All'inizio. Quando si parlava di categorie, era roba soltanto di, vabbè, adesso di 3 anni fa, perché l'anno prima che io ero ancora sindaco, che abbiamo fatto quella mitigazione lì, perché abbiamo detto, cazzo, questi hanno. Mi piace che questo non si dice, ma lo dice. Avevano un aumento del 250%. Ma c'erano anche i 400, però attenzione. Io non mi fermo mai alle percentuali, metto sempre in affronto percentuali ed assoluti, tanto è vero che quando c'era stato poi di nuovo con i sindacati di categoria, anche loro l'hanno dovuto mettere, è vero, c'era un aumento di un 400% su 2 euro, molto peggio un aumento del 20% su 2000, no? Quindi c'era anche l'aspetto della... Chiaro che quando intervieni cambiando le regole del gioco, qualcuno ci guadagna, qualcuno ci perde, e c'è spazio per la negoziazione in modo che siano cose perlomeno condivisibili, ma quella è storia di 3 anni fa. La storia di oggi era decidere se portare la tariffa puntuale, che è volontà, con i criteri che erano negli algoritmi. Quando vedi gli algoritmi che ti portano di nuovo a situazioni che erano potenzialmente esplosive, di quel tipo dove qualcuno schizzava all'insù, qualcuno scendeva anche più di quello che era giusto scendere, è prevalso il concetto di dire diamo un vantaggio, visto che tutti abbiamo partecipato al vantaggio, ce lo dividiamo in un modo il più equo possibile, rinviando a momenti in cui gli algoritmi di calcolo è stato chiarissimo, io ho detto condivido quello che ha detto l'assessore, perciò non mi superta davanti. Poi comunque quell'altro meccanismo della possibilità di operare in proprio esiste, è contemplato e fa parte di quei dettagli che sono comunque della tariffazione in sé, no? Dove ognuno si può. Ma magari organizzare. Per curiosità, se poi potete. Se vuoi divertirti, guarda. Sì, però mi pare che nessuno ne stia prendendo. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, però c'è da divertirsi di guardarli dentro. Se vuoi, te la stampa, ce l'hai, no? Sul discorso, stampagli tutta tutto quello che ha mandato Erika, la simulazione. Anche online, quindi. Ma ce l'ho anch'io, forse lo stampo. Ti togli la voglia di sopra. Ok. Passiamo, va bene. Io non ho altro da aggiungere. Roberto. Solo una domanda. Si è parlato della differenza di percentuale della raccolta differenziata tra il piccolo centro, esemplificato in Cigliano, e la grande città, esemplificata in Torino. Quindi parliamo del doppio alla metà. Grosso modo. Come percentuali. E
legato a questo 32% massimo, 28% minimo, si è parlato di investimenti per una startup. Questi investimenti, da dove, i fondi per questi investimenti, da dove proverranno, e i piccoli comuni ordinati, virtuosi, con risultati come Cigliano, ne subiranno le conseguenze? Ma, se vi devo, posso, no. Lui è sempre molto, molto preciso e entra sempre meglio, no, sulla carne viva. Il problema sta in questi termini qui. Le grosse città non hanno fatto la differenziata perché non riescono a farla in tutti i quartieri e di conseguenza hanno dei costi, no? Se adesso Torino dovesse mettersi a fare la differenziata tout court, dovrebbe investire qualche milionata. E allora, siccome questa, ecco, non è una decisione, ma si sta ragionando su un'ecotassa, per, di modo che si possa stanziare un importo che vada ad aiutare quei comuni che sono in difficoltà e che avrebbero tante spese di una paccata sola, tipo le grosse città, e non ce la farebbero a livello di bilancio. Allora, questo tipo di ecotassa che si deve vedere, ma che non è ancora deciso, è in discussione, prendetelo come un ragionamento, solamente come ipotesi, no? Su una domanda fatta, e che si ipotizza questa roba per poter supplire e mettere, non so, a bilancio una certa cifra destinata a quei comuni che hanno bisogno di questi interventi. L'ecotassa sui comuni o sugli abitanti su tutte le persone della regione? Lì non da alzare gli scudi, tipo la sanità. Scusa. Addizionale IRPEF si chiama. No, lì c'è da alzare davvero lo scudo. Bisogna capire una cosa: attualmente Cigliano si paga sui costi, perché i costi di raccolta dei servizi sarebbe vantati sulla bolletta. Torino fa solo il 30%, ma credo che paghi anche meno la bolletta. Vorrei vedere una bolletta equa di due persone a famiglia con altri due. Se noi paghiamo 200 e lui paga solo 100, non è così proprio. Se invece paga già 200, allora è diverso. Non è così. In ogni caso, di non allargare troppo, altrimenti chiedo scusa, ma questa era una precisazione dovuta, ho detto prima, ha messo il dito nella carne di diva e di conseguenza ho dato una risposta che è in itinere, che non è ancora conclusiva né esaustiva, perciò si sta lavorando e quella potrebbe essere un'ipotesi. Godiamoci il momento felice per la nostra Cigliano, per la nostra Cigliano. Era semplicemente un'evidenziazione della differente metodologia, perché noi un anno fa, quando abbiamo pianificato la partenza di una raccolta differenziata svolta con determinati criteri in un determinato modo, ci siamo autofinanziati gli investimenti fatti in un'ottica regionale e sovraregionale, dove si tende sempre di più ad assemblare, a ingrandire. Questo è un esempio dove il piccolo ottiene efficienza, ottiene risultati, ottiene comunque un segno più alla fine del calcolo con degli investimenti fatti in economia, ed è sempre il piccolo che si deve sobbarcare le inefficienze del grande. Grazie. Anche per precisazione, non è sempre così. Credo che chi era con me i precedenti anni, ma Alessandro e gli assessori, i consiglieri se lo ricorderanno, che i piccoli, e io non ce l'ho con la Valsesia, che gli voglio un bene da morire, i valsesiani, no? Però voglio ricordare che non sempre usano quel discorso dei piccoli. Lì c'era il tentativo
che erano 800.000 euro che tentavano di scaricarlo su tutta la provincia di Vercelli. Perché? Perché gli amministratori di quei comuni, e qui non voglio far politica, mi taccio, non voglio fare delle bandierine, non avevano segnato circa 80.000 abitazioni. È chiaro che poi quando fai la conta con l'abitazione in più e che fai il conteggio, risultava che questo. E allora questa roba qui della distribuzione di quegli 800.000 euro, il tentativo era che doveva essere su tutta la provincia. Io mi sono messo per traverso già là e ho detto non funziona così. Ma giustamente. Questo, no, ma ho capito, però vedi che lì però c'è nei piccoli comuni era più facile fare quel ragionamento lì. Lì c'è un'omissione di dichiarazioni. È una cosa diversa. Ti ho spiegato che i tentativi sono. Va bene, aspettiamo un attimo il sindaco. Poi tanto bravo, non so, visto che lavorando c'è anche il sogno del nucleare. Grazie Giovanni. No, ma è una cosa diversa, una cosa è onesta. Non poteva tutto. Una cosa è dichiarare, cioè qui noi siamo partiti, se abbiamo addirittura fatto una raccolta tra i privati sostenitori, sponsorizzazioni per fare il capitale, cioè e non stanno insieme in tutto, quindi è differente. Noi non abbiamo messo delle abitazioni. Anna, passiamo alla produzione. Aspetta, che la tua via. Non fai scappare la fissa. Siamo il 12. Poi c'è il grosso, l'illustrazione del bilancio. No, no, e poi c'è il bilancio. Il bilancio non ci sarebbe. Mica discussione in contrario, il bilancio è comunque un punto lungo. Dove vai? Lungo. Lo vogliamo leggere tutti. Qui dobbiamo applicare il regolamento che abbiamo applicato per Regis. Le cifre finali sono. Dove vai adesso? Le cifre finali, quelle che pareggiano? No? 118 ormai. Ma dove vai? Di massa. No, no, pausa. No, no, andiamo avanti, ragazzi. Abbiamo aggiunto. Abbiamo anche perché noi dopo abbiamo la giunta, quindi. E io ho delle cose ancora da finire di mettere. Oggi pomeriggio. Dove vai? Seguo il segretario. No, ma il segretario è andato in bagno. Dai. Ecco. Infatti. Dai, non giochiamo, per favore. No, no, no. Dobbiamo applicare il regolamento. Tre minuti, regolamento applicato, Anna. Perché abbiamo sempre le altre cose che possiamo discutere. Sì, sì. Brava. Sa, grazie. Sì. Sono conseguenti al bilancio. A lui il mezzogiorno dovevo visitare il sabato. Quindi... No, infatti è per questo che dico sì, che adesso bisogna applicare il regolamento. Sì. È giovedì 7 che abbiamo fissato. Sì. Alle 6 e mezza. 6. Alle 6 giugno. Io l'ho mandato a tutti, eh. Sì, 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 no, tu dove dici che alle 9 facciamo l'incontro. Chi non c'è? Allora, chi è favorevole per le tariffe della Tari? Ok. Dunque, chi si sia assentato? Corniati. E tanto è arrivato. Sempre, stiamo sempre con la mano su? Sì. Ok. Allora, andiamo... Dunque, la proposta 13 ha come oggetto conferma per l'anno 2016 dell'aliquota addizionale comunale sul reddito da persone fisiche, l'IRPEF, che rimane esattamente la stessa degli anni precedenti, cioè lo 0,30%. Chiedo, dico solo una parola, dico che bisogna rispetto a questo valorizzare il fatto
che sono veramente 12 anni che non aumentiamo. Quindi aggiungi anche che è una delle più basse, perché certo, non aumentare quella che è al massimo sarebbe quasi... Infatti, voglio soltanto valorizzare questa cosa per il nostro comune. Passiamo alle votazioni, perché qui non credo... Teniamo sulla mano. Teniamo sulla doppia. Mano. Doppia. Doppia, sì. Ok. Chi è che vuole dell'acqua? Giovanni, sei indisciplinato. No, poi ci fanno girare. E ci dobbiamo assettare. Gianni, altri? No. No. Grazie. 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 Bene, allora al punto 14, approvazione del programma di affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2016. Premesso che la legge richiede di affidarci a questi incarichi esclusivamente per necessità. Sì, ci sono dei limiti sia di stanziamenti che di modalità amministrative. Una di queste è quella di prevedere all'inizio dell'anno con il bilancio un programma per l'affidamento di questi incarichi, perché la finalità della legge qual è? Che la consulenza, alla consulenza si debba ricorrere solo in casi eccezionali, perché si vuole che il legislatore, la Corte dei Conti che applica le disposizioni legislative, che all'interno delle nostre risorse troviamo il parere a quesiti e necessità. Quindi per esempio quando si ricorre a un legale per conoscere cosa si pensa, qual è il suo parere riguardo una questione giuridica, la legge dice prioritariamente dovete ricorrere alle vostre risorse interne. Lanci, ecco, questo è il parere, fermarsi lì senza andare dentro. No, alle tue, tue interne. Alle tue interne. Poi però Lanci è un'associazione per i comuni, no? Sì, ma ecco, al limite arrivare fin lì, non oltre. Ah beh, ma Lanci si può, perché è gratuito, aderiamo. È proprio quello. E la consulenza è quella che viene pagata, è che quello, si vuole limitare. Esatto, dicevo quello. Fino a Lanci possiamo arrivare, oltre no, perché normalmente anche col parere Anci non ci stiamo, a volte andiamo ancora a chiedere le gare. Ma infatti, tra l'altro, no? Quindi io ho sempre detto che mi fido più di qualche mio dipendente col quale mi rapporto, studio la vicenda e alla fine arriva una decisione, piuttosto che rivolgermi a un avvocato, ma non per presunzione, perché poi l'avvocato alla fine dice si può fare, sì però, e alla fine non dice mai se si può o meno. Quello del giudice o l'avvocato. Ma infatti, sono tutti pareri, basta documentarsi bene. Quello che dice il giudice. Esatto, che poi anche il giudice, ogni giudice ha la sua interpretazione. Quindi questo è uno degli adempimenti per poter eventualmente, dovessimo trovarci di fronte a una necessità particolarmente complessa, per poter incaricare qualcuno per studi e consulenza. Anche questo direi di sì. Chi è d'accordo? Doppia. È rientrato Giovanni, quindi 11. Sì. Allora, la proposta 15 ha come oggetto aggiornamento del piano generale di sviluppo per il periodo di mandato 2014-2019. Ovviamente l'amministrazione ha preso il programma precedente, l'ha aggiornato, diciamo, anche tendenzialmente in quei punti anche di fotografia della situazione del comune, per esempio la situazione degli insediamenti commerciali e industriali rispetto al passato in un momento di stasi e di abbassamento, per cui non potevamo certamente fare una fotografia di ottimismo quando la realtà non è propriamente quella. Abbiamo stralciato le parti che ovviamente erano superate, tipo quello dei 16 alloggi che non aveva senso mantenere. Il resto direi che sostanzialmente è rimasto più o meno invariato. Abbiamo cercato di mettere, visto che siamo in una fase di costituzione di questo biodistretto, che
va nella direzione di valorizzare proprio il nostro territorio, sia dal punto di vista dei prodotti, sia dal punto di vista del turistico, l'abbiamo messo come punto di obiettivo importante di questo periodo. Quindi compare sia nell'agricoltura, perché riguarda questo settore di sviluppo, e sia laddove c'è il turismo, perché verrà chiaramente valorizzata anche la parte turistica del nostro comune. Più o meno, dicevo, le cose sono rimaste le stesse. Abbiamo stralciato un'iniziativa che era quella dello sportello sociale di ascolto, perché è stata fatta una sperimentazione che non ha dato, abbiamo visto che non ha avuto dei grossi risultati, cioè la gente ricorre ad altre magari informazioni. Ecco. E abbiamo inserito tra la solidarietà e il volontariato, visto che bisogna prendere atto che sul territorio ci sono dei profughi e che questi profughi, abbiamo detto che dobbiamo cercare di farli diventare anche delle risorse. Lunedì comincerà il progetto di lavori socialmente utili, e quindi l'abbiamo messo come forma di solidarietà e di volontariato all'interno del nostro programma, perché comunque non credo sia una cosa che finirà domani, per cui dobbiamo, ecco. Poi torno a dire, il piano di sviluppo è annuale, si aggiorna annualmente, per cui prenderemo atto delle variazioni. Delle variazioni. Ecco. Niente, per il resto, vabbè, abbiamo tolto anche, per esempio, negli organismi intercomunali il consorzio dei comuni, perché ormai è stato liquidato, quindi abbiamo aggiornato anche queste cose, e sul resto abbiamo sostanzialmente lasciato invariato. Abbiamo messo chiaramente nella parte che riguarda le funzioni associate questi passi che stiamo facendo, nel senso di valutare poi altre possibili collaborazioni con i comuni vicini, ed è una work in progress, chiamiamolo così. Sì, abbiamo Fernanda, poi io ho mandato a tutti il programma. Ha evidenziato due refusi. Allora, nella parte che riguarda la scuola e cultura, c'era la parte che riguardava tutte le varie feste, dove nella prima parte, con il supporto delle associazioni, continueranno ad organizzarsi delle feste. Fernanda diceva che aspettando Natale, il dolce settembre, se sono della Proloco, non siamo le associazioni che danno un supporto a noi, ma semmai è il contrario, e quindi è giusto farlo figurare sotto i noli. Io non l'ho ricevuto. No, io l'ho mandato a tutti. Ma sai che io ho il computer con me. Mandato a tutti, proprio. Chi c'era e non c'era sabato, mercoledì sera. È inutile che fai l'occhiolino, è un mese, tutti lo sanno sul computer. Vabbè, che non funziona. Andiamo avanti però. Scusa, è che razza di vice sindaco sei se non ti non fai riparare subito, lo devi far riparare il giorno dopo, lo devi far. Possiamo andare avanti, perché se no non ne veniamo a capo. Eventualmente segniamo di fare queste piccole modifiche. Allora, cosa facciamo? Diamo atto che verranno effettuate queste modifiche. Queste lo leggevo soltanto. Scusa. Perché sono in contratto con l'altro. Posso avere la nota delle modifiche per poterlo scrivere? Io ce l'ho qui. No, ma se è già giusto, se l'Anna l'ha già scritto giusto. No, lei ha modificato questo che è già la mia correzione, poi ha notato questo refuso. Allora, la segnalata. Se non ci concorda le modifiche, è quello che dico. Le faccio vedere. Ma questo non è la correzione. Questo è il lavoro che ho fatto io di correzione. Perché io ho letto. È questo doveva essere. Le ha la Fernanda di correzione. Quello lì. Che lo dette. Cioè, lei diceva di togliere aspettando Natale il 12 settembre. Il comune che organizza e
perché qua dove c'è scritto con il supporto delle associazioni. Sì, però aspettando il Natale ci sono cose che sono proprie del comune. I cini in vetrina non possono essere dati a un'associazione considerando che è un premio che dà il comune, quindi non lo condivido. No, allora non viene condiviso. Non lo condivido, non lo condivido. Vabbè, lo facciamo solo vedere a lui che. Aspettando il Natale è un insieme di iniziative che una parte sono proprie del comune, i cini in vetrina sono una cosa comunale che deve essere data dal comune, non da un'associazione ad altre associazioni, è il comune che premia i commercianti, quindi non lo condivido, aspettando il Natale sono un insieme di iniziative, le mostre sono comunali, fanno parte di aspettando il Natale, se tu mi parli del mercatino lo condivido, tutto il resto no. Quindi va bene come è scritto qui, secondo il processo di vista. No. Se l'abbiamo passato alla prologo dovrebbe essere tolto dagli patenti contratto per me. Ma se c'è scritto che si manterranno le manifestazioni realizzate dall'associazione locale ed è scritto lì, va bene lo stesso. Sentite. La proposta è questa qua, così. Giovanni, si per porterà magari in rettifica, perché vedo che qua sì. Non è semplice. Si approva adesso, dopodiché si fa la variazione. Se è il caso, facciamo la variazione. Esatto, si approva così com'è e poi si fa la variazione, perché la proposta ha ottenuto questi i pareri e adesso non possiamo modificarla, perché come vedo ci vuole un'istruttoria okay. E ottenere facciamo anche così. I pareri. Si vota così, poi dopodiché esattamente, poi si faranno le modifiche. Votiamo. Doppia. Sì. Allora, al punto 16, documento unico di programmazione, il DUP per il 2016-2018. Allora, questo è chiaramente un documento nuovo rispetto al passato. È uno strumento che permette l'attività di guida strategica operativa dell'ente, quindi è formata da due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. È un documento notevole, come ma che posso dire che come dire, recepisce quelle che sono le linee guida dell'amministrazione, nella predisposizione del bilancio. Ecco, e le proietta praticamente nel bilancio. Io questo non so se dobbiamo entrare, direi che dentro queste cose mi sembra che non sia opportuno. Conviene parlare poi nel bilancio. Ecco, ok, allora io direi che diciamo che questo documento ha un po' dell'uno e un po' dell'altro, perché quelle scelte dell'amministrazione devono ricadere ovviamente per fare il bilancio. Nel bilancio. No? Sì. Quindi lo diamo come approvato? Tutti gli altri. Proviamo. Questa non è immediatamente eseguibile. Questa sì. Ah sì sì. Okay. Tutta doppia. Sì. Siamo il 17. Ale. Allora, proposta 17, l'approvazione del bilancio e i suoi allegati. Allora, Ale, ci spostiamo. Si vede. Meno male che me l'ha accecato il segreto. No, prima me l'ha detto. Sì, allora io ho preparato qualche slide come di consuetudine ormai. Per dare qualche spunto anche alla discussione del Consiglio Comunale. All'inizio di seduta il Sindaco ha giustamente detto che i documenti del bilancio che avete ricevuto per la vostra attività di controllo, insomma, hanno una veste nuova. E l'aspetto estetico, comunque, infatti, è la prima cosa che salta all'occhio di questa nuova forma che ha il bilancio di previsione. Intanto non è più un bilancio annuale, ma un bilancio triennale. Voi eravate abituati a vedere un bilancio annuale sul quale vi concentravate la vostra attenzione e poi affiancato un bilancio pluriennale, una relazione previsionale programmatica
Adesso è tutto concentrato in un bilancio che vale per il triennio, che è sostanzialmente più sintetico. In quanto più sintetico, ovviamente, è forse meno chiaro, nel senso che più una cosa è sintetica, appunto, è meno è facile da controllare e da verificare. Per semplificare un po' l'attività di controllo, abbiamo affiancato al bilancio una nota integrativa come ufficio finanziario, una nota integrativa nel quale abbiamo spiegato sostanzialmente quelli che sono i concetti, le novità del sistema armonizzato sostanzialmente. Quindi abbiamo spiegato il metodo di calcolo del fondo credito di dubbia esigibilità, il meccanismo dei fondi pluriennali vincolati, l'elenco delle spese di investimento dell'amministrazione, le società partecipate e il rapporto che ha il comune con queste società, poi ancora tutti i vincoli, lacci e laccioli che ormai sono infiniti di finanza pubblica, non da ultimo il nuovo pareggio di bilancio, quello che si chiamava pareggio di bilancio, che ha già avuto una trasformazione, ora si parla di equilibri finali di bilancio. Per entrare un po' nel nostro una bomba sul nostro tema, al punto dell'ordine del giorno. Nella formazione del bilancio 2016-2018 abbiamo tenuto conto di un'infinità di norme che sono in vigore, a partire dalla legge di stabilità, che riforma sostanzialmente il sistema di tributario locale, quindi come avete visto prima, quindi l'esenzione della TASI abitazione principale, sostanzialmente tutta un'altra serie di TASI di esenzioni di minor impatto, e la garanzia del ristoro delle risorse corrispondenti, di perdita del ristoro delle risorse corrispondenti. Poi ovviamente il DLGS 118 che contempla appunto il nuovo sistema armonizzato con tutti i tecnicismi che ne seguono, i nuovi vincoli di finanza pubblica, il differimento dei termini del bilancio al 30 aprile, noi stiamo provando un bilancio circa un mese prima di quella che è l'attuale scadenza. È chiesta a gran voce un ulteriore differimento, il MEF sta tenendo duro, vediamo chi la spunterà. Il testo unico che è il 267, che è il nostro faro, poi abbiamo tenuto conto ovviamente di tutte le spese consolidate e strutturali, tipo spese di personale, il debito che ormai è una parte insignificante del nostro bilancio, le utenze, i contratti pluriennali, eccetera, eccetera. Fatte queste tenuto conto di tutte queste disposizioni normative, ovviamente c'è l'influenza l'influsso dell'amministrazione sostanzialmente. L'indicazione dell'amministrazione nella costruzione del bilancio erano il mantenimento e, se possibile, la riduzione della pressione fiscale, il mantenimento a parità di mantenimento del livello di erogazione dei servizi e, ove possibile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'attivazione del programma degli investimenti. Quindi questi erano i tre fari per costruire dell'amministrazione per costruire il bilancio. Delle novità dell'armonizzazione ho detto in premessa, quindi è totalmente in vigore da quest'anno. L'anno scorso è passato un po' in sordina, ma affiancato al vecchio bilancio c'era già a titolo conoscitivo il bilancio sotto questa nuova veste. Da quest'anno è entrato in vigore in toto, con tutti i suoi meccanismi, quindi il concetto di competenza finanziaria potenziata che genera il tecnicismo del fondo pluriennale vincolato, il fondo credito di esigibilità, oltre che il discorso di gestire un bilancio anche per cassa da quest'anno. Per venire un po' nei numeri del nostro bilancio 2016, sul quale direi di concentrarci, il bilancio pareggia 4.337.000 euro circa ed è suddiviso tra bilancio corrente per circa un 72%, bilancio degli investimenti per circa un 10%, non ci sono movimenti di fondi e un servizio per conto terzi per circa il 18%. Il bilancio corrente, che è sostanzialmente la parte sul fronte spese che fa funzionare i servizi comunali, e sul fronte entrate che è alimentato dal imposte e tasse, dei trasferimenti e dai proventi dei servizi, pareggia su 3.132.000 euro ed è alimentato appunto sul fronte entrate per circa il 64% dalle imposte e dalle tasse, per circa un 4% dai trasferimenti correnti, per circa un 30% dai proventi dei servizi e dei beni, quindi affitti, proventi dei servizi di mensa scolastica, servizi di individuale, eccetera, eccetera,
e per un 1% è fallimentato da quel tecnicismo che dicevo prima del fondo pluriennale vincolato, ossia risorse dell'anno precedente che vengono reimputate sull'anno successivo per il fatto che diventano esigibili appunto nell'anno successivo. Sul fronte della spesa, la parte del leone la fanno le spese per beni e servizi per circa il 60%, la spesa di personale costituisce circa il 20%, i trasferimenti sono un 11%, il nostro fondo crediti dubbi esigibilità ammonta a 56.000 euro ed è del 2%. I pagamenti dei nostri debiti ormai costituisce l'1% scarso del nostro bilancio per 5.650 euro, quindi i mutui noi li abbiamo cancellati, sostanzialmente sono rimasti quelli che non erano cancellabili per normative. Le imposte e tasse costituiscono il 2%, altre spese, qui dentro c'è sostanzialmente il fondo di riserva e poco altro, un altro 2%. Qui vi ho fatto una tabella dove ho spacchettato le entrate del bilancio 2016, che sono appunto per un totale di 4.337.000. Sul fronte della politica fiscale avete una carrellata molto veloce perché le delibere sono già passate in votazione, mantenimento dell'aliquota IMU invariata e prosecuzione ed intensificazione se possibile delle attività di accertamento di elusione che sta dando degli ottimi risultati, la TASI, mantenimento dell'aliquota dell'anno precedente, la TARI avete ampiamente discusso con copertura integrale del piano finanziario pari a 535.000 euro netti, la conferma dell'addizionale comunale dell'IRPEF allo 0,30. Sul fronte delle spese, ecco, sono andato molto veloce, voi se avete delle domande, dal punto di vista tecnico sono qua a disposizione. Le spese pareggiano 4.337.000 con questa suddivisione tra correnti, conto capitale, rimborso di mutui e servizi per conto di terzi. Le spese del titolo primo, spese correnti, le abbiamo già viste in realtà prima in quel disegno che faceva vedere un po' come satelliti tutte queste le voci spacchettate. Sul fronte degli investimenti, che sono per un totale di 453.000, qui ho indicato quelle che sono le voci principali che si attiveranno compatibilmente con le risorse che diventeranno disponibili nel corso dell'anno. Quindi ci sarà la realizzazione del nuovo blocco di loculi cimiteriali, che è un'opera già dell'anno scorso, che viene col meccanismo del fondo pluriennale viene riproposta quest'anno. Un piano di riqualificazione della pubblica illuminazione di pari 69.000 euro, l'intervento è previsto quest'anno, un'asfaltatura di strade per 80.000 euro, messa in sicurezza del sottopasso di Palazzo Carpeneto 40.000 euro, adeguamento delle centrali termiche degli edifici comunali per 43.000 euro, messa in sicurezza coatta di alcuni edifici sul territorio comunale per 25.000 euro, sistemazione dell'area dell'ex Mela Verde con una serie di interventi per farlo diventare quantomeno un parcheggio, sostanzialmente per aprire attualmente sono le barriere, per 31.000 euro. Concludo con questa scheda che voi sapete che il patto di stabilità è andato in soffitta, è andato in pensione, è stato sostituito da questo nuovo, quello che prima hanno chiamato inizialmente il pareggio di bilancio, che sostanzialmente anche da quello che è uscito dell'ultimo Consiglio dei Ministri sarà sostituito poi in modo strutturale da questi equilibri di finali di bilancio. La nostra situazione presenta un saldo positivo di 61.440 euro, che corrisponde sostanzialmente alla quota di capitale del debito residuo, quindi minimo quei 5.000 euro circa. La parte grossa è costituita dal fondo crediti dubbi esigibilità, che ci consente di creare questo zoccolo di 61.000 euro, che sostanzialmente si traduce in che cosa? In possibilità di applicare avanzo di amministrazione quando si manifesterà con l'approvazione del conto consuntivo. Purtroppo è un saldo per noi che siamo ente virtuoso basso, perché avessimo ancora molti mutui per il quale è in vita ancora l'ammortamento e avessimo una scarsa capacità di riscuotere crediti, quindi avessimo un fondo crediti di dubbia esigibilità molto alto, questo saldo sarebbe molto, molto più elevato, quindi
purtroppo è l'ennesima distorsione che non premia i comuni virtuosi. La regione con i suoi problemi purtroppo ci ha già risposto che non avrà possibilità di dare un aiuto in questo senso, perché appunto ha già i suoi problemi. E dico... Sì, mi ha risposto perché ovviamente abbiamo fatto presente che il Comune di Cigliano non ha debiti sostanzialmente, ha un fondo credito di visibilità basso perché riscuote velocemente i suoi crediti, e quindi di conseguenza dalla regione ci saremmo aspettati un aiuto per aumentare questo saldo. La regione ha detto che purtroppo appunto argomentato molto validamente con i problemi che sta attraversando la regione in questo momento sostanzialmente, e quindi dovremo fare con le nostre forze, in attesa e nella speranza che ci sia qualche modifica a livello nazionale sostanzialmente. Queste sono le poche schede che ho preparato. Molto veloce. In pratica quei 60.000 euro sì. A consultivo sono spendibili. Sono spendibili, sì. Nella prossima sessione del Consiglio Comunale probabilmente presenteremo il rendiconto da approvare. Dal giorno successivo ci sarà nuovamente un cospicuo avanzo, ovviamente, perché col patto di stabilità non abbiamo avuto possibilità di utilizzarlo. Adesso avremo questa possibilità ancorché minima, però quelli sono lo spazio che ti permettono di applicare avanzo di amministrazione, non li sommi, è un di cui dell'avanzo che puoi utilizzare sostanzialmente. Purtroppo mi rendo conto che a fronte di un avanzo che è disponibile, che sarà di oltre 3 milioni di euro, anzi sarà quasi 4 milioni di euro, è una cifra insignificante, 60.000 euro, però per i piccoli interventi che si renderanno necessari sarà il minimo, c'è il minimo, c'è, diciamo, c'è. Sì. Il dottore può sedersi, non lo dico, non lo dico. Qui lo possiamo provare, abbiamo da, credo che io lo approvo, adesso sono un secondo, prego. Sì. Approvato. Immediata. Sì, forza, perché dobbiamo fare. No, a partire da domani qui lavoro. No, gli ultimi tre non sono da rivotare. No, infatti le ultime tre sono per votazione. Non hanno l'immediata sicurezza. Avevo preparato 800 emendamenti, ma no, risparmiali. Per carità. Roberto aveva solo. Volevo fare solo un intervento in relazione al bilancio approvato, ho aspettato l'approvazione apposta. La situazione presentata da Alessandro alla luce dei fatti è perfetta, quindi inattaccabile, e questo mi permette di fare un collegamento, un piccolo punto della situazione in relazione al lavoro svolto in questi ultimi due anni. Come evidenziato più e più volte dai presenti in ultima quest'oggi, noi ci troviamo a lavorare in una situazione con aspetti normativi sovracomunali che sono contrari all'interesse e all'efficienza della casa comunale. E come ha evidenziato Alessandro poc'anzi, la casa comunale deve fare un po' da sé. Ecco perché per una questione di mia personale mentalità preferisco pensare all'azienda comunale più che alla casa comunale, e questa azienda oggi vanta un risparmio, perché sarebbe improprio definirlo un utile, di circa 4 milioni, frutto della gestione delle amministrazioni passate sicuramente, ma anche della conservazione e dell'adeguamento ai tempi di questa amministrazione. È un'amministrazione laddove, se andiamo a confrontare quello che è l'ultima finanziaria, dove vi è un bloccare le imposizioni tributarie per salvaguardare il cittadino, negli ultimi due anni ha presentato tre manovre che portano un abbattimento tributario: l'IMU sulla seconda casa dal 10,6 al 7,6, la TASI dal 2,5 al 2,3, la TARI ampiamente discussa oggi.
In più, ricollegandomi a quanto detto dal vice sindaco precedentemente, una conferma per il 12° anno consecutivo dell'addizionale comunale. Parimenti, quindi, nella tutela di quello che è l'aspetto tributario del cittadino ciglianese e dell'imprenditoria locale, a cascata imprenditore, dipendenti, famiglie, circolante del paese, quindi struttura economica del paese, vi è stato anche nell'ultimo biennio un piano di investimenti sulla base di quelle che sono le esigenze mostrate dalla cittadinanza. Prima fra tutti la sicurezza, nel connubio in divenire LED telecamere, il discorso cimiteriale affrontato da un punto di vista normativo e strutturale e con comunque una grande predisposizione quasi enorme in termini numerici nel rapporto tra il totale costi e la voce di bilancio di welfare, andando a sommare tutte le varie casistiche, tutti i vari elementi che rientrano nel gruppo di welfare. Quindi andando a evidenziare gli aspetti di questa azienda, le cariche elettive, l'aspetto tecnico identificato dal segretario, l'aspetto primario identificato dal singolo ufficio responsabile ed operatori e con la partecipazione dei cittadini, perché solo attraverso un loro continuo e costante impegno ed una loro fiducia questi risultati si possono ottenere, siamo riusciti a fare bilancio, come ha evidenziato poc'anzi l'assessore Autino, riducendo i prezzi dei servizi forniti da questa azienda sul mercato, aumentando la gamma di servizi offerti. E questo, se andiamo a parificare l'attività in termini di risultati, quindi non può essere un'analisi soggettiva, con quelle che sono le situazioni del pubblico ed anche nel privato, ritengo che al momento siamo stati in grado di affrontare la battaglia del mercato stesso e di portare in un ambito pubblico un'impronta nettamente privata. Grazie. Ok, proseguiamo. Ma un'informazione soltanto, anche se rispetto a questo, che ha posto l'avvocato Bobba, no? Per quanto riguarda il discorso dei furti, no, vi do notizie. Ma lo facciamo, finiamo solo il consiglio, poi ne passiamo. Solo perché così almeno. Ok, va bene. Nelle perfetto, sì. Solo per andare avanti, così finiamo questo. Allora, il punto 18, individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Allora, da sempre il nostro ente ha ritenuto che la commissione edilizia, che peraltro non è più obbligatoria a quanto pare, noi abbiamo deciso di mantenerla perché riteniamo sia... Non era obbligatoria già prima. Comunque, abbiamo deciso di mantenerla, quindi questa commissione, la commissione consigliare per lo statuto dei regolamenti, che ha avuto oltretutto durante lo scorso consiglio il compito poi di aggiornare alcuni regolamenti, la commissione materia di piano regolatore, e queste sono le commissioni consigliare. Poi noi ci avvaliamo della commissione elettorale, il consigliere della biblioteca, la commissione per l'agricoltura e le foreste e gli elenchi dei giudici popolari. Quindi chiediamo sostanzialmente di mantenere queste commissioni. Siamo d'accordo? Sì, siamo la mano, manca l'assessore Altino. Ecco, sì. Sì. È d'accordo? Sì. Perfetto. Doppia? No, queste ultime tre eri già lì. Allora, proposta 19, relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Ecco, noi prendiamo atto
che dunque è stato richiesto comunque un processo di razionalizzazione di queste partecipazioni. Probabilmente alcune di queste società non sono indispensabili per l'ente, però la nostra posizione è quella di mantenere, diciamo, le quote nelle società ATAP, che riguarda i trasporti, quindi riteniamo che sia importante avere comunque un minimo di partecipazione in questa società, anche perché noi usiamo l'ATAP come trasporti, unico, non c'è la ferrovia, per cui ecco. Quindi questo lo manteniamo, abbiamo una quota dello 0,43%, poi Atena S.P.A. con una quota dello 0,0227, Atena S.P.A. Atena Patrimonio con una quota sempre dello 0,0027, poi l'AXEA, che peraltro è in liquidazione, avevamo la quota di 1%, e poi abbiamo le partecipazioni indirette ad Extra, Tuscar, con una quota dello 0,0101%, Extra, Tuscar. Non so bene cosa sia, e poi Ato 2 Acque con una quota del 0,0035% e Atena Trading con una quota dello 0,00270%, quindi proprio la quota se abbiamo detto in liquidazione, quindi non è stato oggetto del piano 2015, era una situazione precedente. Poi, per completezza, si deve dire che Cigliano partecipa anche al consorzio CISAS con una quota del 10,86%. Noi, questo, il consorzio CISAS è il consorzio che si occupa del sociale e quindi siamo in questa forma consortile. Il consorzio Covevar, ovviamente, con una quota del 2,26%. Il consorzio dei comuni sviluppo del Vercellese è liquidato, quindi non c'entriamo più. Lato 2 Piemonte e l'ATL Vercelle Valsesia con una quota di 0,3%. L'adesione ai suddetti organismi, essendo forme associate di cui al capo quinto del titolo 2 del decreto legislativo, non è stato oggetto del piano. Quindi sì, perché l'oggetto del piano è quello solo delle società partecipate che sono le prime. Però per completezza ecco, l'abbiamo elencato. Ecco, esatto. Prendiamo atto di questa cosa. Votiamo. Votiamo. Sì. Ok. E ultimo. Infine, all'ultimo punto. Ultimo punto. Approvazione stima finalizzata alle alienazioni di terreni di proprietà comunale. Noi abbiamo venditore. Beh, adesso lo fa allora per mestiere, quindi sì, in effetti case, terreni, tutto quello che sei diventato esperto. Non dicono pure che è un conflitto di interesse. Il terreno è lo spartato al comune. Ecco. Allora, giusto per fare una sintesi di questa delibera, noi abbiamo approvato prima il piano dei beni immobili non strumentali. Una cittadina che è comproprietaria con noi di un terreno ha chiesto di poter procedere alla vendita del terreno stesso. Allora, noi abbiamo mandato al tecnico che ha fatto una stima, una valutazione, e siamo in grado di avere il valore praticamente dei terreni e, come già abbiamo detto in altri momenti, cioè noi siamo disponibili a vendere il terreno, ma il costo lo facciamo noi e non la privata, perché ovviamente noi non possiamo
abbassare, no, il costo, perché altrimenti è un danno per l'ente. Esatto, dobbiamo farlo noi. Il valore, la stima del valore. Posso solo fare un intervento? Sì, per la stima di questo terreno in comproprietà e altri due terreni che sono di nostra proprietà al 100%, praticamente il Bruno Bellotto, nostro tecnico, si è rifatto alle altre due stime precedenti, cioè quella del 2014 e 2015, per le altre due aste che abbiamo fatto, si è basato sulla stima, le stime che abbiamo utilizzato precedentemente, cioè una base d'asta di terreni per giornata piemontese di 6.000 euro. Adesso qui ovviamente ci sono altre metrature, comunque la base d'asta è 6.000 euro, sia per quello in comproprietà che per gli altri due. No, tutto qui. Quindi praticamente con questo noi proponiamo, ecco, di prego. Posso fare soltanto una domanda? Assessore, i terreni che facevi riferimento, sì, sono quelli per caso ancora del nostro amico, quelli di via Garibaldi? Ti riferisci a Buono Pietro? Sì. No. Quelli lì non si mette mano? Quelli sono inseriti nel piano delle alienazioni che abbiamo approvato precedentemente. Prima. Questi altri due punti sono altri due terreni che siamo riusciti a trovare con la ricerca che abbiamo fatto tramite il Bellotto. Bene, il valore complessivo dell'operazione sarebbe di 15.000 euro stimati, più o meno. Mettiamo anche questo ai voti. Sì. Chi è favorevole? Ok, allora. Allora. Forse qua conviene il vice segretario per partire direttamente, perché con l'asta non partire per aprire. Se facciamo una doppia votazione, così siamo operativi da subito. Ah. Facciamola? Sì, ok, siamo d'accordo. Allora, direi che i punti al consiglio, l'ordine del giorno sono fatti. Giovanni aveva chiesto la parola prima, poi dobbiamo fare giunta. Solo informazioni soltanto. Ma vuoi che siano registrate? No, è stata un'informazione. Chiudo.